coach, è amara la sua prima volta qui al Palatrento, 2-1 avanti, poi cosa è successo? Non abbiamo sfruttato i nostri chance, ci siamo incastrati due volte in più uno sulla battuta di Hogg, poi alla fine set al pareggio è scivolato Sabi sulla palla facile a recuperare in difesa, un'altra occasione a muro non sfruttata, la palla si è incassata tra il muro e la rete, tante occasioni, due palle spostate nel quarto set, una in posto 4, una in posto 2 dove non siamo riusciti ad attaccare, abbiamo sprecato le nostre occasioni. E due sconfitte in campionato contro Civitanova e qui a Trento contro due squadre forti, due big, e cosa significa? Significa che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, sempre è così, dobbiamo essere più precisi su tante cose e dal domani ci mettiamo in palestra a lavorare. Rispetto alle partite precedenti Modena è stata forse un po' meno lucida, no? Abbiamo visto una Modena che sbagliava molto poco nelle ultime partite, stasera invece non ha sfruttato le occasioni, ha fatto anche qualche errore ogni tanto quando c'era da chiudere. Errore piuttosto imprecisioni, in battuta Sabi ha sbagliato quando non dovevi sbagliare, ma è ancora presto, devo analizzare bene la partita, vederla un'altra volta per dire, di sicuro quando la partita è così nervosa, con tanta tensione e da tutte e due parti, è normale che i giocatori vengano presi di queste emozioni e sbagliano di più, cerchiamo di correggere questa situazione. Non è stata una big, è la seconda sconfitta contro una big, dopo Civitanova ora Trento, è un segnale, è la normalità delle squadre forti? Può essere un segnale che fino adesso non abbiamo vinto con le big in campionato, abbiamo già giocato due volte, però il campionato italiano è un campionato molto equilibrato, ci sono tante squadre che possono battere le altre, dobbiamo pensare alle big, dobbiamo pensare a fare punti sempre, questo è il più importante per dopo arrivare ai playoff più, diciamo così, più preparati o come una squadra, no? Ma è normale, il campionato italiano è così. Bruno, eravate 8-7 nel tie break, poi cosa è successo su quell'invasione su cui vi siete innervositi e avete poi perso altri due punti consecutivi? Sì, io qualche volta non capisco la regola, forse perché abbiamo visto l'invasione, però il punto è giocato, loro non hanno dato l'invasione e per questo Tine ha fatto l'invasione per vedere la palla di prima, perché sennò non puoi guardare la palla precedente. Ma non è che secondo me lì non siamo stati, forse abbiamo perso un po' la terra, non so dire. Bellissima, probabilmente avanti 2-1 ci avevate creduto. Trento non ha mollato, forse rispetto alle ultime prove qualche errore di prova. Sì, personalmente non mi è piaciuto come abbiamo giocato, abbiamo fatto tanti errori, in battuta abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo avuto tanti alti e bassi anche umorali, l'abbiamo un po' gettata via, secondo me i tre punti erano fattibili, poi loro comunque hanno ottenuto un valore medio sicuramente migliore del nostro e se la sono portata a casa. Meno ordine, ha detto anche Stoichev a fine partita. Ma onestamente così su due piedi non te lo so dire, questa squadra è abituata a fare le cose straordinarie, quindi l'ordine quando fai queste cose se ne va un po' a ramengo e probabilmente queste cose straordinarie le abbiamo fatte peggio. C'è stato quel momento di tensione tra te e Tina che tra l'altro insomma vi conoscete molto bene, cosa è successo? Quella era una palla che bisognava fare un contrasto a rete, era in punto 3 ed era mia, lui voleva fare non so bene cosa, si è slanciato verso la rete e ha fatto invasione, ha dato la colpa a me e io gli ho detto no, questa zona è mia, punto, basta, tutto qua. Un'emozione strana perché per esempio il primo set ero super carico, il secondo un attimo, non so, molto strano perché qua ci ho giocato per 2 anni, ho vissuto grandi emozioni, voglio bene a gente che era oggi al Paratrento, quindi è strano, poi oggi sicuramente ho dato tutto quello che potevo per Modena e lo darò fino a fine l'anno. Dispiace, ci tenevo a vincere qua, ma per una questione di campionato, di classifica. Allora, mi sto trovando molto bene, devo dire, mi piace la città, mi piace il tifo che non molla mai come dovremmo non mollare mai noi, poi personalmente sto facendo un po' di difficoltà a muro, ma sto lavorando tanto, quindi spero che
migliorerà, anzi ne sono abbastanza sicuro, e per il resto ci sono, ci siamo.